Letto. Letto. Cucina. Cucina. Finestra. Armadio. Pareti, quadri. Ditene qualcuno per... Divano. Ok, per avere l'idea proprio che sono centinaia le parole che possiamo trovare in questo nido, universo. Intimità. Intimità. Famiglia. Giù ancora, anche dalla giù in fondo, qualche parola che riguarda la casa. Interruttore, lampadario, luce, piatto, posate. Colazione. Colazione. Camino. Caffè, caffè latte, figlio, ce ne sono, ce ne sono. Prendiamo un altro universo semantico. Castagno, profondità, niente. Pupilla, pupilla, ciglia, sopracciglia, sguardo, bellezza, sorriso, pianto, pianto, lacrima, animo. E ne troviamo tantissimi. Nell'haiku, nel primo e nel secondo verso, possiamo scrivere cose che abbiamo preso dal primo cestino. Nel terzo verso scriviamo cose prese da un altro universo semantico. Ma questi due universi alla fine scopriamo che sono collegati da un filo che può essere sottilissimo, può essere più spesso, può essere una piccola galleria. In qualche modo sono comunicanti. Quando la mente scopre, vede questo filo che li unisce, lì avviene la piccola esplosione di luce. E lo schema può essere primo e secondo verso, parole prese dal primo cestino, terzo verso, prese dal secondo cestino, ma può essere primo verso prese dal primo cestino, secondo e terzo verso prese dal secondo. Quanti verso? Primo verso prese dal primo cestino, secondo verso dal secondo cestino, terzo verso dal terzo cestino. Quindi le combinazioni sono diverse. L'unica è farvi ascoltare qualche haiku per rendervi conto. Buson, poeta giapponese. Il profumo è il colore del glicine. Sembrano lontani dalla luna. Basho, poeta giapponese, la voce del fagiano. Quanta nostalgia per mio padre e mia madre. Jack Kerouac. Elefanti che mangiano l'erba, amorose teste accostate. Pietro Tartamella, gettato un sasso nello stagno, schizzano da rame qui e là. Riprendiamo dall'inizio. Quello che vi chiederò
è semplicemente di dire quello che voi vedete nella vostra mente. Non è una domanda, non è un'interrogazione, quindi vi si chiede una vera collaborazione. Puoi dirmi, questa ragazza qui di fronte, che cosa hai visto nella tua mente man mano che le parole scorrevano? Beh, il fatto che l'ora di non era presentare quindi la fine di una stagione. E quindi c'è il chicco. Guarda meglio nelle immagini che sono apparse. C'è l'immagine dell'erba. Come vedi l'erba? Se ne va la primavera tremando nelle erbe dei campi. Hai visto l'erba? Hai detto guarda meglio l'erba, come la vedi l'erba? Quanti hanno visto l'erba che si muove? Alzare la mano. Quasi tutti. E quindi avete visto anche un venticello. Qui non c'è scritto venticello, ma tutti lo avete. Il verbo tremando. Visto. Dov'è il ribaltamento semantico? L'haiku, vi ricordate cosa dice? Dice, se ne va la primavera tremando. Chi è il soggetto di questa frase? Chi trema? La primavera. Grammaticalmente è la primavera che trema. Che cosa ha fatto la mente? Ha spostato il verbo tremare, che è attribuito alla primavera, e lo ha messo, lo ha dato all'erba. Non ce ne siamo accorti. Questo è il ribaltamento semantico. Quindi la mente ha prodotto una trasgressione rispetto al testo, attribuendo un'azione ad un altro soggetto. Ed è avvenuto in modo automatico. Chi scrive a IQ sa che questo avviene e farà IQ affinché questo avvenga. Perché quando noi vediamo questo movimento, abbiamo questa piccola esplosione di luce e quindi ci pervade un senso di bellezza, di sorpresa. Il profumo e il colore del glicine sembrano lontani dalla luna. Questo è un po' più difficile. Ci sono degli haiku che voi lo leggete oggi e non vi dice niente. Lo leggete domani, non ha voluto dirlo. Lo sapete, lo prendete un anno dopo. Per poterlo capire e per poterlo scrivere un bel haiku, occorre che la mente sia vuota, cioè bisogna svuotarsi da pensieri preconcetti, bisogna diventare bambini, bisogna ritornare bambini. E quando le parole arrivano, bisogna farsi permeare. Allora in questa riconquistata semplicità voi potrete entrare nella bellezza dell'haiku. Cosa avete visto? Proviamo. Cosa hai visto in questo haiku di Buson? Il profumo e il colore del glicine. Sembra lontano dalla luna. Questo da un lato, il glicine come l'immagine, e quindi è una cosa.